È stata presentata questa mattina presso la sala riunioni della Prefettura di Napoli la nuova edizione del progetto Istituzione Media, incontro ai ragazzi. Promosso dall'Ordine dei giornalisti della Campania in collaborazione con la Prefettura di Napoli, la Provincia di Napoli e la Direzione Scolastica Regionale, il progetto intende far conoscere e tastare con mano il funzionamento delle istituzioni locali, favorendo la diffusione di una cultura della legalità. È importante che i giovani capiscano il lavoro che quotidianamente fa la politica e anche questo protocollo d'intesa che già dal 2009 abbiamo istituito insieme alla direzione scolastica, insieme alla prefettura e insieme all'ente provincia. Questo è un modo per avvicinare, così come anche altri enti stanno facendo altre iniziative. Il presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro, nel suo intervento ha sottolineato come in una fase in cui l'antipolitica sembra farla da padrone sia necessario che i giovani si avvicinino alla politica senza pregiudizi, non rinunciando mai al confronto delle idee. Soprattutto al vostro entusiasmo, dalla vostra voglia di conoscenza, dai vostri sogni, dalla vostra volontà di prepararsi alle sfide del domani. Questo progetto è molto importante perché fa in modo che i ragazzi possano essere in contatto con le realtà anche operative del nostro territorio. In molte scuole sono anche impegnate in attività proprio giornalistiche reali, attività di video. Molte volte mi è capitato stesso sabato un incontro con il Cardinale, mi è capitato che c'erano scuole che avevano proprio loro unità operative televisive e mi venivano a intervistare, quindi vuol dire che comunque sono ben collegati a questi sistemi. Quindi un discorso assolutamente positivo che farà crescere gli studenti e il mondo della scuola anche in senso generale. Presidente Ottavio Lucarelli, nuova edizione del progetto Istituzioni incontrano i ragazzi, la scuola, la legalità. L'importanza per l'ordine di questo progetto e che sviluppi potrà avere il rapporto con i ragazzi? Sì, è uno dei progetti che rientra nelle iniziative per la legalità che portiamo avanti, no, come ordine dei giornalisti. Questo in particolare da alcuni anni con la prefettura, la provincia, l'ufficio scolastico, ed è un progetto che ogni anno si sviluppa, cresce, coinvolge sempre più ragazzi. Basta pensare al fatto che noi abbiamo coinvolto oltre 100 scuole, migliaia di ragazzi, e il segnale importante è che appunto insegnanti e ragazzi chiedono poi di ritornare, di partecipare ogni anno. Si tratta in gran parte di istituti in zone particolari, zone a rischio di Napoli o dell'Interland o della provincia di Napoli. E il messaggio forte che viene lanciato, come è stato lanciato oggi dal prefetto e da tutte le altre istituzioni che collaborano, è un messaggio di legalità, di impegno e di una legalità praticata. Il programma, che partirà il 29 novembre prossimo e terminerà nel mese di maggio, vedrà coinvolti circa 40 istituti del napoletano che visiteranno luoghi di rappresentanza delle istituzioni, uffici stampa e sedi di quotidiani.